Jackson News, Jackson News. Le interviste di Erika Jackson ai personaggi del momento. Buongiorno radioascoltatori di Radio Diva, io sono Erika Jackson e come ogni lunedì alle 12.40 eccoci qui con le Jackson News. E abbiamo un ospite speciale e particolare anche oggi, finalmente sono riuscita ad avere uno stilista perché mi mancava. Allora, viene dal mondo della moda e sto parlando con Giovanni Miazzo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a tutti, grazie Erika per l'intervista. Grazie a te per essere qui con noi. Allora, vediamo di fare il nostro meglio perché abbiamo tantissime cose di cui parlare. Allora, Giovanni viene, io ti faccio una piccola introduzione perché ovviamente tanti anni insomma di esperienza. Giovanni viene dal mondo della moda, dell'abbigliamento da tantissimi anni. Quanti anni, Giovanni? Saranno circa, diciamo, quasi 35. Mamma mia, complimentissimi, perché ovviamente tutta la tua famiglia si è sempre occupata di abbigliamento, però noi vogliamo parlare nello specifico di te, perché con la tua testardaggine, vogliamo dire così, che appartiene un po' a tutti gli artisti, nel tuo caso insomma allo stilista quale tu sei, insomma ti sei messo a fare corsi, quindi da figurinista, modellista e addirittura ad arrivare ai primissimi anni 2000 a collaborare con Armani, ragazzi, non nomi, è così. Cosa è successo nel dettaglio? Vuoi raccontarcelo un attimo tu, Giovanni? Come sei arrivato a lavorare con Armani? Allora, ho iniziato con i miei genitori qui a Cavazzere con un'azienda di produzione, di qualità, di abbigliamento, affinché un giorno ho deciso di, diciamo, come si può dire, volevo emigrare, sono andato a finire a Modena e ho iniziato a fare un corso di figurinista e modellista, e dopodiché ho detto mi lancio, voglio lanciarmi per lavorare con qualche stilista. Effettivamente è arrivato Armani, quindi ho iniziato con Armani a collaborare con lui, e quindi per me è stata una grande vittoria e ho iniziato a lavorare nel suo brand a Modena, poi Modena a Milano, e quindi per me è stata una grande vittoria. Beh, immagino, tanti viaggi, mi dicevi prima, anche soprattutto all'estero, e quindi come braccio destro, perché i grandi stilisti certo hanno il nome e tutto, però se non ci siete voi dietro insomma di loro, come mi dicevi prima, controllo qualità, questi manager di quality assurance, questa parola perché ormai si dice sempre tutto in inglese, esatto. Quindi controllo qualità, voi insomma vi occupate di questi capi da 5.000 euro, da 6.000 euro, anche solo una giacca semplicissima che costa così tanto, però è grazie a voi insomma che c'è la perfezione, giusto, certo, Giovanni? Certo. Conta molto il materiale e la vestibilità, che soprattutto la vestibilità che dà molto come immagine del capo, quindi materiale, qualità e il prodotto che alla fine il prezzo ne vale la pena. Quindi io adesso sono manager quality assurance in Ralph Lauren, e a breve avrò altri progetti. Ce ne parleremo assolutamente nella seconda parte delle Jackson News, quindi restate con noi perché insomma ovviamente abbiamo altre news insomma di Giovanni Miazzo. Ed eccoci qui, radioascoltatori di Radio Diva, con la seconda parte delle Jackson News. Io sono ancora Erika Jackson qui con voi e abbiamo ancora qui Giovanni Miazzo. Ciao Giovanni. Ciao Erika, ciao a tutti. Grazie di essere qui con noi per la seconda parte e stavamo dicendo insomma della tua carriera nell'ambito della moda, da tantissimi anni con la tua famiglia insomma nel campo dell'abbigliamento, quindi tu non ti sei perso d'animo, volevi fare assolutamente molto molto di più, quindi hai fatto corsi e tantissime altre cose fino ad arrivare a lavorare con Armani, ma ai giorni nostri, l'hai accennato prima tu, insomma stai lavorando a Bologna, giusto? Per chi stai lavorando, Giovanni? Allora, a Bologna lavoro per la Ralph Lauren e mi occupo come mansione manager controllo qualità, quindi il mio lavoro si svolge a 360 gradi nei controlli dei capi molto molto pregiati di lusso, quindi è un controllo abbastanza approfondito dai tessuti, dalla vestibilità,
per poi realizzarli all'azienda di cui faccio parte attualmente. E quindi il mio lavoro è molto molto intenso, ho una grossa responsabilità perché una volta acquistato i capi, quindi danno valore all'importanza al marchio della Ralph Lauren. All'azienda, quindi insomma siamo veramente felici insomma di averti qui insomma come testimone insomma della nostra zona del Veneto e della provincia di Venezia, vogliamo dirlo insomma, sei un cittadino della cittadina di Cavarzere, che tu esatto, insomma ne vai esatto, fiero, sei contento. Cavarzere. Sì sì, sono di origine Cavarzere e me ne sono andato un po' di anni a Modena con la mia ex compagna, ho un figlio che si chiama Simone, che lo saluto. E lo salutiamo, ciao esatto. Simone. Ciao Simone. E poi per ragione di cose, insomma, sono ritornato alla base a Cavazzere, quindi per lavoro e altro vivo qui, insomma, quindi... Bene, certo, ma tu continui ovviamente, adesso sei sempre con questa grossa ditta, la Ralph Lauren, perché fai il manager di Quality Assurance, come si usa dire adesso, però io ti chiedo anche se ti senti di dare un consiglio insomma ai giovanissimi che si apprestano in questo ambiente della moda che è abbastanza tosto, ti senti di dare un consiglio ai ragazzi? Certo, certo, ai ragazzi do questo consiglio che... Chi vuole di emergere come stilista, come modellista e quant'altro, ci sono dei corsi approfonditi per diventare stilisti e gli auguro per quelli che inizieranno una carriera di avere una grossa soddisfazione nell'ambito della moda. Quindi credere in se stessi, insomma, esatto. Seguire insomma le proprie ambizioni, però soprattutto di seguire di studiare insomma su corsi appropriati e insomma veritieri, esatto. Insomma che diano insomma esatto. delle cose veritiere, non quei corsi insomma così arrangiati, esatto. Perché ce ne sono, giusto? Ce ne sono, Giovanni? Sì, esatto, esatto. Però questi sono corsi che si studia, si disegna e si deve conoscere. Per esempio, molto. Dove li troviamo? A Milano? Milano, Padova, Bologna, dipende, dopo ecco. Ce ne sono varie di scuole, quindi l'importante è avere la buona volontà di fare. Quindi insomma ce ne sono, ma bisogna andare ovviamente nelle città più grosse, ecco, quello è poco ma sicuro. Però noi siamo qui soprattutto per promozionare la tua presenza, il 20 luglio prossimo tu sarai a Calci, questa cittadina della provincia di Pisa, sì. A questo bellissimo evento fra sogno e realtà, l'arte e la moda, è la nona edizione del concorso nazionale stilisti emergenti dove tu sarai, presenzierai come giurato, Giovanni, quindi esatto. Insomma per tutti i pisani insomma avranno la possibilità di vederti e insomma noi ti facciamo in bocca al lupo per questo tuo nuovo ruolo. Crepi. Ok, bene. Sarà per me sarà una bellissima esperienza perché dovrò premiare il miglior disegno, il miglior book e il miglior abito realizzato da chi sarà la vincitrice o il vincitore, insomma, quindi ci saranno dei grandi nuovi stilisti emergenti e sarà una bella serata sicuramente. Sono sicura che tu sarai all'altezza, quindi io adesso siamo alla fine della seconda parte delle Jackson News, quindi salutiamo tutti i radioascoltatori, io ti ringrazio Giovanni di essere stato qui con noi, di averci reso parte anche insomma della tua vita grazie. Privata e di tutto il tuo percorso insomma nel campo della moda, io assolutamente ti seguo, sappilo, ti seguirò, quindi sì, ti aspetto per una prossima intervista e aspetto news, quindi salutiamo. Sicuramente ci saranno news nell'ambito del mio futuro, perché ho delle proposte, quindi... Non diciamo nulla esatto. Per scaramanzia, bene. Ti ringrazio, salutiamo grazie, tutti. Grazie, ciao a tutti. Grazie, love and peace, grazie.